Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti miei cari, io sono Jul e oggi siamo tornati su Fire Emblem Heroes per un nuovo video di evocazioni. Banner di Halloween, i frutti della terra. Non avrei voluto pullare in questo banner, ma questo video lo vedrete il giorno esatto del mio compleanno, per cui mi autofaccio gli auguri in anticipo. Non potrò registrarlo il giorno esatto perché quel giorno, cioè domani, io mi starò laureando a quest'ora, per cui assolutamente registro questo video in anticipo, ma ve lo faccio uscire il giorno dopo. E l'anno scorso, per chi si fosse perso il video, le mie pulls di compleanno sono state fatte nel banner dedicato a Genealogy con Sigurd, Deirdre e Tailtiu, banner che mi andò veramente molto bene. Speriamo che anche quest'anno Heroes decida di farmi un bel regalo. Allora, vi ho già parlato di questo banner nel video che ho fatto uscire ieri, per cui assolutamente non vi farò sprecare altro tempo. Riassumo dicendo che da questo banner cerco Mia e Mir, quindi pullerò Colorless e Rosso. Ho già fatto qualche evocazione quando il banner è uscito, ho tirato qualche sfera in sniping, sono arrivata al 3,50, adesso ho altre 70 sfere, tutte free to play, non ho ancora comprato l'offerta di sfere del mese e non so sinceramente se lo farò, adesso vedo, perché mi si sta avvicinando il Lucca Comics, devo risparmiare, insomma, non è un periodo in cui mi posso permettere di scialacquare soldi nei vari giochi, per cui diciamo che ci accontentiamo di queste 70 sfere e vediamo come vanno. Bene, l'intro è stato fatto e direi che possiamo procedere, sperando ovviamente che il gioco mi dia dei giri con dei bei colori. Qui ne pulliamo tre. Allora, vi dico subito che c'è il lag. Il lag è sempre con me, soprattutto in seguito ai problemi di linea che ho avuto. Ve ne ho già parlato anche qui nell'ultimo video e non so se anche nel video prima. Sì, anche nel video prima. E qui abbiamo la cara Shida. Per cui sì, la mia linea è ancora un pochino singhiozzante, se non altro finito questo mese dovrebbe diventare molto meglio di come era prima, per cui dovrei essere in grado magari di fare qualche live, qualcosa, molte attività che mi sto precludendo proprio a causa di una linea che, diciamocelo Fastweb, non è un granché. Qui arriva Soleil. Tra l'altro io ho il grosso problema che faccio fatica ad andare via da Fastweb. Sono intrappolata in un contratto prigione fatto da mia madre ai tempi che furono. Secondo me abbiamo questo contratto da quando non ho nemmeno 13-14, da quando non avevo nemmeno 13 anni, tipo un contratto vecchio. Abbiamo Fastweb legato a Sky. Per cui disdire Fastweb vorrebbe dire disdire Sky. Salve Kagero. E questo chiaramente può essere un problema perché vorrebbe dire iniziare a informarsi per rifare anche il contratto Sky, ed essendo un contratto ancora vantaggioso, poi tra l'altro io Sky non lo uso, lo usa solo mia madre, però ho alzato la percentuale, sì, 3,75, perché non mi ricordavo a quanto ero dalle sfere che avevo tirato prima. Qui solo due, ci sono troppi Niles in giro, e quindi sì, ho dei problemi di linea e purtroppo non credo che il passaggio a una linea migliore sarà previsto in tempi brevi. Rebecca. Per ora spero che queste migliorie fatte da Fastweb servano, diciamo, a migliorare il mio lavoro, appunto, youtubiano. Devo dire che rispetto a quando operavo sul vecchio canale, quando ho iniziato a lavorare di là, ero ancora a Fastweb, ma era, diciamo, la vecchia versione. Adesso internet va molto meglio. Uploado i video e non supero praticamente mai l'ora di upload, per cui in generale come linea è messa bene e basta, spero che continui così. Poi che altro dirvi? Vi devo confessare che in questo periodo non ho giocato molto in generale a tutti i vari gacha che ho sul telefono, perché comunque, tripla colorless, perché comunque non ho avuto tempo. È stato veramente, sono già un paio di mesi che sono bella murata, per cui adesso sto un po' recuperando con i contenuti. Vi rivelo tra l'altro che non ho assolutamente finito l'ultimo evento delle confidenze, ho perso degli oggetti, lo so, anche molti, credo di non aver fatto 1000 punti con nessuno dei tre personaggi, ma purtroppo gli eventi confidenze sono estremamente costosi in termini di tempo e soprattutto li devi fare in determinati momenti del giorno, e io non è che ho sempre la disponibilità di stare attaccato al telefono per beccare il per due, per cui non sono riuscita a finirlo. Adesso invece mi sto impegnando per finire questa tempesta. Questa tempesta ci tengo a finirla. L'ultima sono riuscita a finirla al volo, però vorrei evitare almeno stavolta di ridurmi come al solito all'ultimo momento a rushare tutti i contenuti. Salve Nanna.
E quindi sì, ho saltato un po' di robina. Adesso sono riuscita a entrare in Tier 21 al volo ieri sera, perché c'è stato il cambio. Adesso invece non credo che riuscirò a rimanerci. Purtroppo la stagione con Legyarn è finita. Avrei voluto tanto registrarvi un video, siamo al 4%, ma purtroppo non è stato possibile. Non ho avuto assolutamente tempo, non ho avuto la linea, per cui... Oh, 4 rosse, per cui proprio cause di forza maggiore. Non male i giri per ora. Questo pensando a che altro dirvi. Ah, non è che ci sia molto altro. Devo riuscire a terminare il mio percorso di studio. Buona lei. Per iniziare ad impegnarmi seriamente sul canale, per darvi, diciamo, una scaletta settimanale più rigida. Ho anche ripreso il Let's Play a Radiant Dawn. Ve lo dico qui in veste ufficiale. Ho un video già pronto, già montato. Tra l'altro mi piace come è venuto. L'unica cosa è che voglio registrare altre parti in modo da mettervene una. Ah, è vero, lei è scesa a 4 stelle. È la prima volta che la trovo. Silvia, bellissima. Lei mi piace veramente un sacco. Silvi, si fa chiamare Silvi. Molto carina, Silvia, molto carina. E quindi niente, ho ripreso anche quello. Adesso ripartirà. Poi vi farò, insomma, un video aggiornamento, qualcosa. Però datemi ancora qualche giorno per sistemare la mia vita normale, chiamiamola così, non che sia normale la vita su internet. Fear. Certo gioco che, essendo il mio compleanno, potresti anche darmi un 5 stelle presto, te la butto lì. Cioè, potresti anche darmelo entro queste 70 sfere. So che tra poco uscirà un altro banner, ma insomma, oramai i personaggi che volevo a tutti i costi sono usciti. Perché Ophelia è uscita. I am a knight and you my master here. Thus I will protect you. È Eldigan? Cioè, sono contenta perché mi mancava ed è un gran figo, ma Eldigan? Mi pity breaky così Eldigan? Ah, tra l'altro mi fa ridere perché l'anno scorso Pulse di compleanno nel banner di Sigurd, va benissimo, trovo 1800 Sigurd, e quest'anno torna Eldigan. Il mio compleanno è legato a Genealogy, gioco che, ribadisco, devo ancora giocare. Secondo me è Eros che mi sta dicendo gioca Genealogy. Comunque mi è uscito Eldigan e ragazzi vi dirò che sono contenta, perché lui lo volevo veramente da tanto, mi piace proprio come personaggio, mi mancava, per cui come Pity Breaker è sicuramente uno dei rossi migliori che mi poteva uscire. Avrei preferito Mir gioco, te lo dico. Comunque, sono Eldigan, chi tradisce il mio signore ne pagherà il prezzo, confido che noi andremo d'accordo. Certo che andremo d'accordo, Eldigan. Salve Lord, andiamo a vedere un po' che vi ha. Questo Eldigan è Plus HP minus velocità, che vi dirò, non mi dispiace come natura, perché la velocità è la statistica che su di lui sacrificherei tipo subito. Oramai ha una velocità ok, ha un super boon in speed, ma per il meta di adesso, ma cosa superi con la sua base speed? Invece il Plus HP me lo rende più ciccioso e quindi posso sfruttare meglio sia la difesa che la resistenza. Non male, non male. E il Diganino potrei anche buildarlo, perché come già detto è un'unità che mi sta molto simpatica, lo cercavo da un botto. Pullai anche nel banner dove è uscito. Molto fiero, devo dire. Molto fiero, caro Eldigan. Beh, ti unisci al caro Sigurd nella schiera dei miei personaggi di Genealogy. Ah, niente, mi ha spaccato il pity, per cui vediamo se vuole uscire anche Niles. Vediamo se vuole uscire anche un random Niles. Puliamo anche la blu, dopodiché credo che tenterò anche le ultime 15 sfere, così per chiudere. Di più no, Effie. Vabbè, il gioco è quello, Effie. abbiamo capito che era Conquest, ma purtroppo non lei. Niente, il pity si è rotto, tiro anche queste ultime 15 sfere perché dai, è il compleanno. Festeggiamo, dopodiché basta, non ho assolutamente fretta. Questo banner tra l'altro rimane, ma nel senso mie e Mir non sono fondamentali, sono carine. Ho provato a vedere se magari potevo avere fortuna, vediamo se magari in queste sfere il gioco mi fa un regalo. Invece esce Sakura, brutto regalo tra l'altro. Sakura non mi piace come personaggio, però sì, in generale non l'evocazione di compleanno più fortunata, ma l'importante era uscirne con almeno un 5 stelle ed è uscito un 5 stelle che volevo, per cui anche così ci va bene. Niente, neanche in questa colorless, qui esce Saizo. Ecco, a livello di fodder non è che mi sia andata proprio bene con il colorless. Ho tipo schivato tutti i fodder migliori che ci potevano essere, però vabbè, insomma, ci va bene. Oggi sono particolarmente di buon umore, questa settimana non sarà un gacha andato male a togliermi il buon umore. Palla, buon salve signora Palla. E niente, questo termina il mio mini video di evocazione.
mini video di evocazione nel banner di Halloween, nel quale non credo proprio che ripullerò. Mi dispiace per me e per Mir, le avrei volute, però tanto vale ricominciare a risparmiare per aspettare un banner in cui riproporranno Ofelia. Ofelia la devo assolutamente prendere. E dopodiché, ragazzi, aspetto qualche alt carino, perché tanto la prossima unità che pullerei veramente a tutti i costi è Raison, ma i Laguz non si sa nemmeno se ce li daranno. Per cui, ora che ho trovato Hector leggendario, si è letteralmente chiuso un ciclo per me sui Heroes, nel senso che non ho più assolutamente la foga di pullare, ho tutto quello che desidero, riesco a giocare tutto. Per cui adesso ricomincio a risparmiare e attenderò, sperando che esca il più avanti possibile per permettermi di far su sfere. Ho ancora la tempesta praticamente tutta da fare, ragazzi, è che semplicemente questo banner non è un banner con delle unità che assolutamente voglio a tutti i costi. E quindi niente, io spero che le vostre pulls siano andate bene e noi ci vediamo con i prossimi video dedicati a Heroes. Ciao!